Amici di GZ, se anche voi come me siete consumatori seriali di salse, questa dovete provarla. Dolce, agrumata e un po' piccantina, la salsa cocktail vi conquisterà morso dopo morso. Manuela e Fornelli, pronti? Via! Partiamo dalla maionese. Tuorlo freschissimo nel bicchiere. Condisco con sale e pepe. Un tocco d'acidità con il succo di limone. E con un simpaticissimo mixer ad immersione, versando l'olio a filo, montiamo. Quanto ci abbiamo messo? Pochissimo, no? Ma che bella maionese cremosa! E ora come facciamo a farla diventare salsa cocktail? Ciotola. Versiamo la maionese. E aggiungiamo il ketchup. Un goccio di salsa Worcestershire o Worcestershire, o dipende da quale zona dell'Inghilterra voi proveniate. Comunque ne aggiungiamo un goccino. Brandy, che potete sempre chiedere brandy, ma questo non fa più ridere. E una punta di tabasco. Una bella mescolata. Salsa cocktail pronta, adesso vediamo come utilizzarla. Partiamo da un classico intramontabile anni 80, ogni tanto fa bene tornare al passato, il famigerato cocktail di gamberi, però in una versione un po' più moderna, ecco. Metto i gamberi in ciotola, gamberi che ho già privato del carapace e del filo interno. Per vedere come si fa basta digitare sul giallo zafferano come pulire i gamberi. Li condisco con un giro d'olio, sale, e pepe, la scorza di un limone, un pizzico di paprika dolce ed erba cipollina. Una bella mescolata e mi sposto ai fornelli. La padella è caldissima, ve lo prometto. Questo è il rumore che si deve sentire. Mi raccomando, cuocerli poco, ok? Altrimenti diventano gommosi. Sfumo con il succo di limone. Qui un goccio di brandy e una flambata, sarebbe stato proprio anni ottantissima, ma il limone va benissimo. Sono pronti? Li lascio intiepidire su un piatto e posso comporre il mio cocktail di gamberi. Un bel piatto con già della deliziosa e simpaticissima lattuga baby, perfetta per aperitivi finger food, credetemi. Adagiamo un gambero sopra ogni foglia di lattuga. Ogni volta che preparo il cocktail di gamberi lo accompagno con del pane tostato. Invece stavolta ho fatto dei crostini, piccoli così, belli dorati. Li aggiungiamo alla lattuga e ai gamberi. Salsa cocktail. Ultimo tocco, erba cipollina. Beh, assaggiamo, no? Ragazzi, anni 80, pam pam, buonissimo. Prima versione completata, vediamo la seconda. Uno dei panini che ha accompagnato tantissimi post serata della mia gioventù da chitarrista è sicuramente quello che preparo adesso. State a vedere. Un bel filoncino, per lei lo sfilatino c'è sempre. Ora semplicemente gli diamo un bel giro d'olio, così si abbronzerà per bene una volta uscito dal forno. Ora uno dei formaggi che più mi sta a cuore, il brie, anche se mio nonno lo chiama brie. Lo adagiamo su una parte del panozzo. Generosi col brie, eh? Ora lo adagio sulle carda, uno e due, e lo passo al grill per un minutino o almeno fino a che il brie si sarà sciolto. Perfetto, abbastanza sciolto. Ovviamente aggiungiamo lo speck. Mi raccomando, fatevelo tagliare a fette sottili, altrimenti lo speck, quando lo si addenta, se è tagliato troppo spesso, esce tutto dal panino. Perché i panini vanno gestiti con tanto amore. Ah.
trasferisco il panozzo sul tagliere di mio zio boscaiolo e aggiungiamo la salsa cocktail. E chiudo con l'altra fetta di pane. Vabbè, assaggiamolo, no? Spettacolo. Utilizzo numero 2 completato. Passiamo al terzo. Come non usare la salsa cocktail insieme alle patatine fritte? Ti faccio vedere come le taglio. Prima le paro in questo modo, ottengo delle fette e poi dei simpatici bastoncini. Che belle! Se vi capita di andare a Bruxelles, vi consiglio vivamente di andare alla Maison Antoine. Passerete un pomeriggio molto turistico a base di birra, salsa e patatine fritte. Ora scopriremo insieme il segreto per ottenere delle patatine fritte morbide dentro e croccanti fuori. Sapete cosa succede a queste patate adesso? Vengono fritte due volte. Ma non vi preoccupate, non sono più pesanti delle altre. Anzi, ci spostiamo ai fornelli. L'olio è a 150 gradi e le frigo per 3 minuti. Perfetto, posso scolarle sulle carda. E le lascio raffreddare. Patatine raffreddate, olio a 180 gradi, rifriggiamo. Un pizzico di sale e siamo a posto. Beh, adesso le assaggio, no? Ragazzi, la bontà. Questi sono solo 3 modi per utilizzare questa salsa deliziosa. Sbizzarrisciti anche tu a casa con la salsa cocktail, prepara i piatti, fai una bella foto e taggaci su tutti i social. Alla prossima video ricetta. Io me ne mangio, penso tutte.